Genova, in via Sarotti, sorgono 4 edifici di culto: un tempio luterano, uno valdese, una sinagoga ebraica e una chiesa cattolica. Coesistono pacificamente a poche decine di metri di distanza l'uno dall'altro. In futuro potranno ancora essere costruiti edifici di culto così vicini. Il rispetto delle distanze minime tra le aree destinate alle diverse confessioni religiose è infatti solo uno dei tanti punti che compongono la proposta di legge in materia di edilizia ed urbanistica che la Regione si appresta a varare. Una legge che ha una visione del fenomeno religioso forse troppo superficiale e che, se approvata, colpirebbe tutte le minoranze religiose e in particolar modo quelle che ancora non hanno un'intesa con lo Stato italiano. Di libertà religiosa si è discusso sabato 10 settembre nel convegno organizzato dal Consiglio del Quinto Circuito alla Chiesa Valdese di via Sarotti di Genova. Cosa succede dunque in Liguria? La Regione Liguria sta compiendo una modifica della legge vigente, che risale al 1985 e che fa diventare molto più restrittiva la possibilità di aprire sale di culto o, come dicono loro, attrezzature analoghe, dove per attrezzatura si intende un'accezione molto ampia che può comprendere pastorati, librerie, associazioni di tipo culturale e cose di questo tipo. In Italia manca una legge che sia realmente attuativa del principio di libertà religiosa riconosciuto dalla Costituzione, ma che sia una legge adatta ai tempi, che tenga in considerazione delle diversità culturali, religiose e confessionali che hanno attraversato la storia del nostro paese, ma che sono anche delle storie nuove, quindi delle presenze più recenti che ci portano all'incontro con la diversità e che hanno diritto di essere tutelate. La Federazione Chiese Evangeliche in Italia aderisce alla redazione di una nuova bozza di legge sulla libertà religiosa e di coscienza, che tenga conto delle diversità presenti nel nostro Paese, attuativa dei principi costituzionali. Il gruppo di lavoro è composto da diversi professori universitari nelle materie del diritto ecclesiastico e del diritto costituzionale e dai rappresentanti delle comunità di fede interessate, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Commissione delle Chiese Evangeliche per i rapporti con lo Stato è presente con più di un rappresentante all'interno di questo gruppo di lavoro, fa sentire la sua voce, presenta emendamenti insieme alla presenza appunto di altre confessioni religiose ed insieme in qualche modo si prova anche a dare una forma di nuovo esperimento, una legge che rispecchi realmente le necessità delle confessioni.